Alessio Giansante, che è responsabile della cittadella della Caritas di Pescara, dove si stanno effettuando le vaccinazioni delle persone senza fissa dimora. Dobbiamo dire che coloro che sono all'interno del dormitorio sono già state vaccinate. Grazie alla sinergia tra Caritas, ASL e Comune avviene questa vaccinazione. Sì, è un'occasione veramente importante, grazie appunto, come si diceva, alla collaborazione di Dottor Di Luzio, alla collaborazione anche del Comune, siamo riusciti a organizzare questa vaccinazione. Quindi attualmente oggi dovrebbero arrivare una ventina di persone, considerando che le altre già sono state sottoposte a vaccinazione e quindi hanno il Green Pass. Sono sia le persone che frequentano abitualmente la mensa, oppure anche persone che vengono contattate attraverso un'unità di strada e quindi le abbiamo, insomma, stimolate a venire oggi per essere vaccinate. Cosa sanno del Covid? Hanno paura soprattutto. Sì, hanno paura e sono consapevoli, insomma, di questa emergenza sanitaria che ancora si conclude, però, come dicevo prima, c'è veramente una grande disponibilità, quindi, insomma, sono contento, siamo contenti anche e soprattutto per la comunità. Anche perché qui c'è la mensa, quindi si radunano le persone, anche se ovviamente col distanziamento e tutte le regole anti-Covid, ma i vaccini sono un'arma in più. Beh, certo, sì, è un'arma in più perché qui, insomma, vengono diverse persone. A parte il dormitorio, alcuni accolti che ci sono, che vivono ormai da diverso tempo all'interno della nostra struttura, più le persone appunto esterne che vengono a mangiare.